pesce fresco a casa tua, in tutta sicurezza. Consegna in tutta Italia. Ittifish. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento settimanale del TG Web Il Nuovo Terraglio. In apertura le tante iniziative di sensibilizzazione realizzate nel territorio per dire no alla violenza sulle donne. Tra queste l'inaugurazione a Palazzo Zuccareda, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, di una stanza tutta per sé. Uno spazio dedicato a donne e minori vittime di abusi, dove poter essere ascoltati, liberi di parlare e di denunciare atti di violenza, maltrattamenti e stalking. Il progetto, frutto di un protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e l'associazione Sor Optimist International, dal 2015 ha portato all'apertura di quasi 200 stanze confortevoli e protette, dedicate al delicato momento della denuncia di violenza presso caserme e questure collocate sul territorio nazionale. Sentiamo allora insieme il commento del comandante del nucleo operativo dell'Arma dei Carabinieri di Treviso, Marco Turrini. Negli ultimi anni c'è maggiore consapevolezza, maggiore decisione nel denunciare, e questo per noi è importante. E queste segnalazioni ci arrivano e ovviamente anche la nuova normativa, il codice rosso, ci consente appunto di agire in maniera sempre più celere, sempre più rapida, proprio per evitare di arrivare troppo tardi. Dove avviene la violenza, come e quando accade, ma soprattutto perché ancora oggi una donna ne è vittima? Sono le risposte alle domande contenute in un video girato all'interno di una sala operatoria del presidio ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier di Treviso, con un forte messaggio contro la violenza sulle donne, rivolto in particolare ai giovani. Tra i testimonial protagonisti anche Bram Stein della Benetton Rugby e Bruno Cerella della Humana Rayer. Abbiamo scelto di parlare a quelli che saranno gli adulti di domani attraverso un modo di comunicare consueto ai giovani, un messaggio sui social lanciato da chi incarna valori positivi. Ha precisato Matteo Geretto, responsabile sviluppo e comunicazione del presidio ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier. Restiamo ancora in provincia di Treviso e passiamo all'arte con 5 mostre dall'alto valore culturale e di respiro internazionale, affinché il capoluogo trevigiano diventi punto di riferimento nazionale in ambito artistico. La scorsa settimana è stata quindi inaugurata la mostra Il ritratto del Doge Francesco Erizzo negli spazi del Museo Civico di Santa Caterina. A seguire, tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2022, una mostra dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, una allo scultore Antonio Canova, un originale omaggio a Gino Rossi e a chiudere una monografia sul pittore trevigiano Paris Bourdon, definito il Divin Pittore. Ecco allora il commento del sindaco di Treviso Mario Conte e dell'assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti sul periodo di grandissimo fermento che la città di Treviso sta vivendo. È con grande emozione che oggi ripresentiamo la nuova programmazione che è stata interrotta dalla pandemia. Come dicevo prima, sarebbe stato forse più facile abbandonare il sogno, invece nel DNA di questa amministrazione c'è quella volontà di portare avanti la storia culturale della nostra città e far ripartire nel post pandemia la nostra comunità proprio dalla cultura. Lo facciamo con una programmazione all'insegna dell'internazionalità, della bellezza, della cultura internazionale e locale, attraverso l'esaltazione di Arturo Martini, del Canova e di tutte quelle opere d'arte internazionali che verranno ad arricchire la nostra proposta. E lo faremo, tra l'altro, tagliando un traguardo importantissimo che vedrà nel 2022 in contemporanea due grandi mostre nella città di Treviso, quindi un salto di qualità che avevamo programmato nel tempo. Stiamo ultimando i lavori del Bailo e finalmente anche il Bailo comincerà ad emettere energia positiva
positiva attraverso la cultura. Quindi non posso che augurare buone emozioni a tutti coloro che decideranno di passare del tempo a Treviso per godere delle bellezze della nostra città. Un anno molto importante di ripartenza anche per l'indotto produttivo che crea la grande cultura e la grande arte, perché pensate che il valore coperto tutto da sponsorizzazioni private di queste mostre è di circa di 2 milioni di euro, e la ricaduta economica anche sul territorio, gli economisti dicono che per ogni euro investito in cultura più o meno il ritorno sul territorio è di altri 6 euro, quindi se facciamo due conti vuol dire anche un indotto produttivo importante per i tanti visitatori che visitano la nostra città e che possono durante tutto l'anno assistere ad appuntamenti culturali importanti, ma anche godere della nostra trevigianità e quindi insomma del piacere di mangiare, bere e bere, di passeggiare in una città totalmente misura d'uomo con tre poli positivi e importanti, perché ricordo che Treviso per diciamo i 3 km² del suo piccolo centro storico ha un polo museale civico, un museo che è il Museo Nazionale Collezione Salce, che è ministeriale, e tanti altri musei privati, che la rende veramente dal punto di vista culturale una delle città italiane di maggior fermento. E sempre in tema di arte, portiamo alla vostra attenzione la mostra Divisionismo 2 Collezioni, allestita dallo scorso 19 novembre al prossimo 6 marzo presso la Galleria d'Arte Moderna di Milano, ospitata nelle sale al pian terreno della Villa Reale. Le 30 opere in esposizione, ambientate nella città meneghina, fanno subito intravedere il mood dell'epoca, quando Milano era il vero e proprio punto di riferimento di trasformazioni culturali e architettoniche, dove gli spazi erano avvezzi a cambiamenti e repentini cambi di guardia tra progresso e antiche nuove marginalità, offrendo uno sguardo nuovo dall'interno sul divisionismo, una corrente pittorica che a Milano ha visto sbocciare talenti come Balla e Boccioni. E chiudiamo questa edizione del TG Web con Mogliano, il cui centro storico diventa location per le riprese del film Le mie ragazze di carta, del regista italiano Luca Lucini. Una bella occasione per la città di riemergersi negli anni 70, epoca in cui si svolge la trama del film. Non capita tutti i giorni di avere una troupe di professionisti in città, ha commentato il vice sindaco di Mogliano Veneto Giorgio Copparoni. Questa occasione promuove poi una realtà locale a noi molto cara, il cinema Busan, che ospiterà, una volta terminate le riprese, l'anteprima del film. Bene, per questa edizione è tutto, noi vi ringraziamo e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Grazie. Pesce fresco a casa tua. In tutta sicurezza, consegna in tutta Italia. Ittifish.